in questa provincia ancora non esiste, che forse qualche provincia pioniera ha tentato di dare il minimo di legislazione in tal tempo, in tal senso. Dobbiamo però fare, giustamente diceva Antonio, tutti i passaggi per poter regolamentare e riconoscere a tutti gli effetti questa figura. Perché vengo anche da un convegno proprio sabato su altre figure che non sono regolamentate e incontro tanti problemi nell'andare a spiegare queste attività. C'era un incontro sul benessere fatto da un altro ente che non fa parte della formazione finanziata ma dell'autofinanziata, parlavano di naturopati, di persone che hanno un duplice problema: quello di regolamentare l'attività e quello di essere riconosciuti o meno a livello sanitario. Quindi tutta questa legislazione va affrontata prima a livello regionale, ma sicuramente ci vuole un disegno di legge nazionale per poter dire che cosa bisogna fare, in che consiste questa attività, come deve essere esplicata, dare una regolamentazione tale. Solo dopo questa regolamentazione noi potremo arrivare a consegnare proprio una certificazione che attesti un percorso formativo richiesto magari, che può essere da garanzia, cioè può essere una pari dignità per voi nei confronti di chi esercita senza avere i presupposti, può essere una garanzia nei confronti dei vostri clienti, cioè da chi vi chiama a fare queste attività, e sicuramente anche un apporto notevole per il mondo occupazionale, e quindi contribuiremo così anche a far abbassare quelle due cifre purtroppo della disoccupazione attualmente esistente. Questi sono i presupposti, noi ci muoviamo in questa direzione, l'augurio è che tutti gli enti di formazione, ma non ho motivo di dubitare, ci seguono in questo percorso e anzi si facciano anche sostenitori di alcune politiche innovative che possono portare anche all'occupazione. Questo è il nostro obiettivo, immagino che sia quello di tutti noi. Grazie. Grazie, assessore.